puntata di Sviluppo Marche, si parla di sviluppo della nostra regione, del territorio, di sviluppo economico ma anche di promozione culturale. Oggi una puntata molto particolare perché parleremo di arte, però arte a 360 gradi, quindi musica, grafica, disegno, storia, monumenti, cinema, ce n'è davvero per tutti i gusti. Anticipo il tema svelando il protagonista di questa puntata, ossia Ivan Graziani, uomo la cui vita ha racchiuso tutte queste forme di arte e forse anche di più. In studio con me Gianluca Carraps, amministratore unico di SVIM, Sviluppo Marche SRL, benvenuto. Grazie. Francesca Petrini, bentrovata. Grazie. Oggi è qui in veste di presidente della Fondazione Marche Cultura, benvenuta. Grazie. E poi Francesco De Santis, produttore delegato, e poi spiegheremo anche il ruolo di Francesco in questa puntata. Probabilmente molti si staranno chiedendo quale sia il nesso fra lo sviluppo della Regione Marche e una figura come quella di Ivan Graziani. Il legame invece è strettissimo e parte dagli inizi degli anni 60, quando Ivan Graziani, abruzzese di nascita, si iscrive all'Istituto Statale di Arte di Ascoli Piceno. Ma questo legame con le Marche si consoliderà ancora di più quando verrà ammesso all'Accademia di Arte Grafica di Urbino qualche anno dopo. E così nasce l'Ivan Graziani marchigiano, che canta nelle sue canzoni dei nostri territori e della nostra cultura. Carraps, dalla sua grande amicizia con Anna Bischi Graziani, quindi con la moglie di Ivan Graziani, conosciuta proprio ai tempi della sua vita di Urbino, è nato questo progetto dal titolo Cavalieri nel Vento, e piano piano nel corso della puntata andremo a scoprire di che cosa si tratta. Però questo non è, torniamo un po' indietro nel tempo, non è il primo progetto su Ivan che lei ha seguito. No, assolutamente no, perché il primo progetto risale al 2007, quando abbiamo portato ad Urbino il premio Pigro, che è questo premio di band emergenti che seleziona appunto artisti diciamo emergenti in tutta Italia, per poi poterli portare in una finale a Sanremo durante il festival per un'esibizione in un teatro che è quello proprio dedicato a Ivan, che è lì a Sanremo. Allora abbiamo fatto questo grande evento ad Urbino, ricordo che nel 2007 ha presentato quel festival Pupo. Abbiamo avuto delle partecipazioni molto importanti da Carmen Consoli, Agrignani, Cristicchi, che hanno voluto tutti omaggiare Ivan facendo un pezzo delle sue canzoni. Abbiamo avuto un grande pubblico, un grande calore, diciamo più di 10.000 persone hanno partecipato a ogni serata. Quel festival si era chiuso con 50.000 presenze in 3 giorni. Intorno alla figura di Ivan, e quindi quando mi è stato poi presentato questo progetto Cavalieri nel Vento non ho fatto altro che pensare a come poter coniugare la valorizzazione delle Marche attraverso la figura di Ivan, e lo strumento del cinema sembrava quello più idoneo per poter valorizzare questa figura di un musicista molto molto bravo, uno dei, forse dei chitarristi più bravi della scena musicale degli anni 60-70, ma anche un artista, come lei ha detto, a 360 gradi, perché voglio ricordare che lui partiva da Teramo tutte le mattine per andare a scuola ad Ascoli, all'Istituto d'Arte, dove abbiamo trovato una pagella presso l'Accademia delle Belle Arti di Ivan, dove i voti che lui prendeva, soprattutto nelle materie artistiche, quindi quella che poi si sono determinate per lui un grande valore appunto artistico di espressione, prendeva dei voti molto eccellenti, tutti 7, 8. E quindi dopo si è iscritto ad Urbino, sempre all'Istituto d'Arte, per poi fare l'ultimo anno lì a Urbino, e poi è passato all'Accademia delle Belle Arti. E quindi diciamo un collegamento diretto con la nostra regione, con Urbino, con Ascoli, ma con tutta, poi diciamo le Marche hanno rappresentato per Ivan
un giacimento di sensazioni, di emozioni, di ispirazioni che poi hanno portato a queste grandi canzoni. Infatti la caratteristica di Ivan Graziani, cantautore, oltre al disegnatore, era quella di scattare delle istantanee della sua vita, della vita che trovava sul suo cammino. Quindi abbiamo svelato che Cavalieri nel Vento in realtà è un progetto che riguarda la realizzazione di un lungometraggio, un docufilm, di una biografia sulla vita di Ivan Graziani, al fine anche di valorizzare, e qui anche la presenza di Svim, di valorizzare ovviamente i beni storico-artistici della città di Urbino e della nostra regione. Lei ha nominato anche la moglie di Ivan Graziani, Anna Bischi. Abbiamo un contributo, quindi una dichiarazione proprio di Anna Bischi rilasciata durante la conferenza stampa di presentazione del progetto Cavalieri nel Vento. Vediamolo insieme. Questo progetto nasce veramente sotto l'insegna dell'amicizia, del grande affetto per Ivan. E tornare qui in Urbino e tornarci in questo modo è una gratificazione bellissima per Ivan e per noi, per la nostra famiglia, insomma. E, che dire, nasce una cordata di amici proprio. La colonna portante di tutto questo è stato Gianluca Carraps, che avevamo già fatto insieme un pigro storico qui a Urbino con tantissimi artisti e che rimarrà sempre nel nostro cuore, il pigro più bello che abbiamo fatto, insomma. Quindi si sono trovate tutte queste situazioni così, anche in maniera fortuita, senza andarle a cercare, no? Tutto è scivolato così bene, fino ad arrivare oggi a questa giornata così importante. Quindi io devo ringraziare veramente tutti, e devo ringraziare Paolo Logli, Massimo Di Rollo, devo ringraziare ovviamente Gianluca Carraps, che per me, dico appunto, è stato veramente importante. Quindi, non so, con tutto il cuore, grazie, e speriamo che venga fuori un lavoro bello che rappresenti tutto l'affetto che viene messo in questo progetto. Grande curiosità e interesse anche dalla 76esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Carraps. Sì, diciamo che questo progetto ha suscitato grande attenzione a livello nazionale, e Venezia potrebbe essere diciamo, la location più giusta a settembre dell'anno prossimo per presentare questo film, tenendo conto che inizieranno a girare le scene del film tra Urbino, Asco, quindi nelle Marche, d'aprile. Se tutto andrà secondo il cronoprogramma di produzione, potrebbe essere settembre il momento in cui verrà presentato il film. E quale migliore palcoscenico se non quello di Venezia per la presentazione di questo film, che chiaramente già dal primo momento ha destato interesse, diciamo, non solo a livello locale, a livello regionale, ma a livello soprattutto nazionale. Petrini, neopresidente della Fondazione Marche Cultura, insomma, ha da poco eletta, ma per le mani un bel progetto. Di che cosa si occupa la Fondazione e come si collega a questo progetto cinematografico? Beh, la Fondazione in effetti offre un'ampia gamma di servizi, di attività, ed è suddivisa in vari settori, e non tutti sanno in effetti che cosa faccia. È importante quindi ricordare il settore della Film Commission: gestisce tutte le attività di Film Commission, quindi tutti quei servizi a sostegno delle produzioni cine audiovisive. Richiesta permessi, individuazione delle maestranze, individuazione delle location, eccetera. E poi c'è le altre attività legate alla valorizzazione dell'intero patrimonio storico, culturale, artistico della Regione Marche, attività di catalogazione dei beni culturali anche attraverso il sistema informativo regionale e le banche dati. Nonché la produzione, la raccolta, la conservazione e quindi anche la diffusione dei beni audiovisivi,
sempre in virtù della valorizzazione appunto del patrimonio storico-culturale delle Marche. E quindi è un polo di riferimento culturale sicuramente a livello regionale ed è deposito legale proprio di questi beni. E poi c'è un altro settore molto importante che è quello dei social media team, quindi un team fatto di esperti che appunto attraverso i nuovi linguaggi, il sistema complesso dei nuovi linguaggi del mondo digitale e social, appunto viene messo a frutto proprio per la valorizzazione di nuovo del patrimonio storico-culturale. E infine appunto proprio per la creazione, per la realizzazione di questa integrazione fra offerta culturale e turistica, e quindi con attività anche offline, come eventi legati anche ad iniziative e soprattutto iniziative regionali come fiere, rassegne e quant'altro. Ovviamente in tutto questo progetto è coinvolta, come diceva, anche la Regione Marche. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Marche proprio per la valorizzazione dei beni storico-artistici del territorio. Abbiamo raccolto un'intervista dell'assessore Moreno Pieroni, che ci racconterà quali aspettative ci sono, quali sono i risvolti che si aspetta per la promozione del territorio, ovviamente anche per il turismo. La vediamo insieme. Noi abbiamo dato il nostro contributo a questa iniziativa, a questo progetto che, come dire, ci fa conoscere ancor più la figura di Ivan Graziani, non soltanto come un grande cantante, ma anche come un giovane studente che è stato qui nelle Marche, sia ad Urbino che ad Ascoli Piceno. Allora è chiaro che da questo punto di vista noi siamo stati da subito intenzionati a dare questo bel messaggio su un docufilm che verrà girato tra Urbino e le Marche. Ed è indubbio che questa iniziativa, che parte dalla famiglia e dalla produzione, vuole essere anche, come dire, un ulteriore momento promozionale per la nostra regione. E da questo punto di vista la cosa bella e cosa interessante è che anche tanti giovani che oggi sono studenti a Urbino e nelle Marche possono riconoscersi in questo percorso che Ivan Graziani ha fatto da studente nelle Marche. Il progetto prevede anche un'ampia campagna di comunicazione, è stato promosso dalla SVIM, dall'Agenzia di Sviluppo Marche. Quali potranno essere i risvolti sul turismo nella nostra regione? È un ulteriore bella e significativa messaggio che come Regione Marche stiamo dando in questi ultimi anni, cioè la sinergia tra le istituzioni, quindi Regione Marche, quindi Assessorato Turismo e Cultura, la SVIM, che è il braccio operativo su alcune iniziative per l'utilizzo di fondi europei, ma anche per portare avanti questi progetti, e soprattutto l'obiettivo che ci siamo dati noi e la SVIM è quello di far conoscere anche tramite questo docufilm che girerà tutta l'Italia le bellezze dei nostri paesaggi, ancor più in un momento dove nel 2020 celebreremo i grandissimi eventi di Raffaello. Francesco De Santis, produttore delegato, sicuramente un compito molto importante. Voi racconterete la vita urbinate di Ivan Graziani. Come pensate di riuscire a raccontare una personalità così poliedrica? Allora, innanzitutto grazie per l'invito, è un piacere, è veramente un piacere poter essere qui e parlare di un'iniziativa che ci sta molto a cuore e lo è stata fin dalle primissime battute. Noi stiamo veramente prendendo con molta attenzione questo aspetto di raccontare Ivan Graziani nella giusta maniera, ed è sicuramente un aspetto che stiamo affrontando anche a stretto contatto con la famiglia, quindi con Anna Graziani, Filippo Graziani, il figlio, e con le persone che sono state più vicine ad Ivan negli anni soprattutto della sua formazione come uomo e come artista, che è avvenuta proprio ad Urbino. Quindi ci stiamo proponendo innanzitutto di far vedere al pubblico un Ivan Graziani non soltanto cantautore, non soltanto grande chitarrista, ma anche grandissimo artista visivo. La sua grandissima propensione al disegno, all'arte pittorica, è palese ed è testimoniata dalle numerose opere che lui comunque ha lasciato e a cui cercheremo di dare il giusto spazio anche all'interno del film, che sarà un film per il cinema, sarà veramente un lungometraggio per il cinema.
che ci auguriamo possa essere anche esportato all'estero, perché no? Anche perché questo può diventare veramente un modello virtuoso di diffusione di tutto il patrimonio artistico, storico, culturale che ha la Regione Marche e che in particolare ha la città di Urbino. Quindi attraverso il linguaggio cinematografico, attraverso un'iniziativa così importante, con un personaggio così importante per la storia d'Italia e soprattutto per la storia della Regione Marche, che questo possa diventare un modello di esportazione di un patrimonio, di bellezze, di veri e propri gioielli marchigiani, ma anche e soprattutto italiani, nazionali, beh, questo sarebbe il top. Ed è sicuramente il binario che stiamo cercando di percorrere in questa fase. Siamo onorati di avere quest'onere, perdona il gioco di parole, però insomma è un po' questo. In occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto che si è tenuta a maggio, abbiamo incontrato anche altri membri della produzione, fra i quali Paolo Logli, l'ideatore e sceneggiatore nonché amico di Ivan Graziani e di Anna Bischi, il produttore associato Massimo Di Rollo e Gianluca Rizzo, produttore esecutivo. Ascoltiamo insieme le loro testimonianze. La prima volta che ho pensato a un film su e con Ivan Graziani è successo insieme a Ivan. Era all'inizio degli anni 90 e avevamo in mente di fare un musical tratto da Dada, dalla canzone di Ivan. Poi questo non è successo. Invece io e Ivan abbiamo fatto insieme una tournée teatrale che era Sogni d'amore ed è stata un anno importante della mia formazione. Ai tempi ero un ragazzino, ma sono stato il regista e lo sceneggiatore di quella tournée. E non ho mai perso il rapporto con Anna. Con Anna ci siamo continuati a vedere in questi anni, sia per il premio Pigro sia per l'amicizia che ci lega, e abbiamo sempre sognato di poter arrivare a fare qualcosa di importante che riguardasse Ivan, e il momento è arrivato. Cavalieri nel Vento è la storia del periodo Urbinate di Ivan, il momento in cui Ivan cantava e suonava. Abbiamo veramente a cuore questo progetto, crediamo che possa essere una iniziativa meravigliosa che va a coniugare non soltanto la musica ma anche il cinema, evidentemente la televisione, perché ne deriverà un progetto anche televisivo e non solo, probabilmente anche un musical, per cui stiamo, come dire, mettendo in campo una serie di iniziative per rendere il giusto omaggio a un artista così meraviglioso e prematuramente scomparso, ai noi, altrimenti chissà quanto ancora ci avrebbe lasciato. Quindi, che dire, ci auguriamo da soli buon lavoro e in bocca al lupo. Carrabs, questo progetto però non riguarda solo la realizzazione di un docufilm, è un progetto molto più ampio. Sì, perché abbiamo cercato di realizzare attorno alla figura di Ivan la valorizzazione, diciamo, non solo di questo personaggio, che comunque è un personaggio marchigiano, ma il film diventa uno strumento che poi si porta dietro tante altre attività, come quella di organizzare un musical poi che girerà per tutta l'Italia nei teatri italiani, e come altre attività, quella di pensare diciamo anche a vari artisti nazionali che possono dare un contributo interpretando le canzoni di Ivan da agganciare al film. Ma proprio questo fatto che ci consente di viaggiare attraverso il percorso che ha fatto Ivan, cioè Teramo, quindi anche il Gran Sasso avrà una forte presenza nel film, perché chiaramente era un posto dove Ivan si ispirava e che frequentava, la stessa Ascoli, che chiaramente è un'altra città molto bella. Devo dire che Ivan ha avuto questo percorso di viaggiare sempre in posti spettacolari, che chiaramente lo hanno ispirato e rappresentano le eccellenze di una nostra Italia, di una nostra Italia fatta da tanti borghi, tanti comuni, tanti municipi, che rappresentano proprio la qualità di quella biodiversità, non solo della natura, ma soprattutto anche dei beni culturali che provengono in Italia. Viviamo chiaramente in un luogo dove è nato il Rinascimento italiano, Urbino chiaramente è l'emblema del Rinascimento italiano. Ricordiamo che il 70% del patrimonio mondiale è nato in quel periodo, e quindi attorno a questo paesaggio
Quindi come ha ispirato Raffaello e tanti altri durante il Rinascimento, ha ispirato negli anni 60-70 questo grande artista che poi ha prodotto queste opere, che chiaramente non ha avuto il valore che merita. Io qui lo voglio dire, cioè Ivan è un grande artista molto spesso dimenticato, che noi vogliamo riportare in auge perché lo merita, a prescindere. Poi io sono fortunato, tra virgolette, perché ho conosciuto Anna, ho conosciuto Filippo, Tommy, insomma la sua famiglia, e ho avuto modo di capire e quindi di vivere diciamo la stessa storia, tra virgolette, che hanno vissuto loro, perché poi questo film sarà, è vero, il film di Ivan autobiografico, però sarà il film di ogni ragazzo o ragazza che ha studiato a Urbino, che lì ha incontrato l'amore, che lì ha costruito una famiglia e che si è formato e si è preparato. Quindi una storia d'amore all'Università di Urbino, che poi è la storia di ogni giovane che va fuori casa a studiare e quindi si potrebbe ritrovare in questo film. Ecco perché mi ha colpito particolarmente, anche perché in questo film ho visto anche un po' la mia storia, la storia di tanti giovani che come noi chiaramente hanno studiato in questa città straordinaria. Un po' di parte, quindi, sì. Urbinate di adozione anche lei, quindi. Sì. Petrini, in che modo la Marche Film Commission sarà coinvolta in questo progetto? Allora, innanzitutto la Marche Film Commission è già stata coinvolta nella stesura del bando a favore appunto del sostegno delle produzioni cine-audiovisive e anche nella commissione giudicatrice, quindi già una parte del lavoro è stato fatto. L'altra parte del lavoro è post, cioè nel senso che chiaramente offrirà servizi appunto proprio a sostegno delle produzioni stesse, e quindi servizi di tipo amministrativo legati alla logistica, appunto dalla richiesta dei permessi all'individuazione delle maestranze, le location, eccetera, oltre all'attività di promozione, perché è bello realizzare il film, ma è altrettanto utile, anzi doveroso, promuoverlo nelle sedi opportune e anche per dar lustro alla nostra straordinaria regione, al nostro straordinario territorio, come ricordava poc'anzi Carrabs. Quindi ecco, il nostro è un impegno a 360 gradi. Urbino, la città di Urbino si trasformerà per 6 settimane in un set cinematografico. Pochi giorni fa la presentazione appunto di Urbino Set per il progetto Cavalieri nel Vento, proprio nell'Aula Magna dell'Accademia delle Belle Arti di Urbino. Ecco il contributo. Sono molto felice che oggi abbiamo annunciato la partenza del film. Questo sarà un progetto che inizierà adesso a ottobre come preproduzione, gireremo circa 6 settimane tra aprile e maggio del prossimo anno. Diciamo, ci abbiamo creduto molto, speriamo di riuscire ad ampliare ulteriormente il budget per dare ancora più risorse al progetto stesso. Gireremo principalmente qui a Urbino e ad Ascoli e cercheremo di valorizzare al meglio il territorio della Regione Marche. Sono molto contento che la SVIM mi abbia chiesto di utilizzare quest'Aula Magna recentemente inaugurata, che per gli studenti, studente era Ivan Graziani, perché Ivan Graziani è stato studente dell'Accademia di Belle Arti, è stato uno dei primi studenti nel 1968 e 69, ho ritrovato negli archivi dell'Accademia la sua domanda di iscrizione, ho aperto oggi l'aula di pittura dove Ivan ha studiato, lui ci teneva molto. E ho ritrovato anche questo volume, oggi introvabile, Arcipelago Chieti, scritto da Ivan, dove tra l'altro ci sono i disegni suoi. Quindi era proprio, oltre che un grande cantante, era proprio un vero artista. Sono molto felice che sia andato in porto questa operazione e che si giri ad Urbino, perché è una città alla quale sono estremamente legato per tantissimi motivi, insomma, in primis per la storia che la lega papà e poi per quella che in minor parte lega me per il mio periodo da studente qua, quindi cioè, Urbino è nella nostra vita già da 2 generazioni. De Santis, Urbino sarà un set di tutto rispetto, non facile sicuramente. Come pensa di mettere in rilievo le bellezze del patrimonio e la storia di Ivan?
Io credo che sarà fondamentale una virtù importantissima, che è il coraggio. Ma il coraggio, se analizziamo già l'etimologia, ci rimanda subito al cuore. L'uomo coraggioso è colui che ha tanto cuore. Ci vorrà sicuramente tanto cuore, ma siamo già convinti che avremo grandissime soddisfazioni. Che questa possa diventare la prima di tantissime iniziative che possano rappresentare veramente un vettore, un vero e proprio vettore per esportare le bellezze, per esportare la storia, per esportare il patrimonio da cui proveniamo e quindi di cui ci dobbiamo vantare, di cui rendere orgogliosi a tutti gli effetti. Ci auguriamo che poi questa veramente possa essere un'iniziativa che crei un modello virtuoso da replicare e che quindi anche l'anno prossimo, già penso all'anno prossimo, sono i 500 anni di Raffaello, perché già non pensare a qualcosa di simile per poter onorare questo grandissimo artista rinascimentale. Quest'anno erano i 500 anni di Leonardo, l'anno prossimo saranno quelli di Raffaello, continuiamo anche questo tipo di buona prassi, no? E siamo quindi entusiasti di poter buttarci a capofitto in questa avventura. E abbiamo iniziato già con dei buonissimi auspici. Ecco, una piccola curiosità, Urbino 7 cinematografico, i casting quando cominceranno? Ma diciamo che già sono iniziati, perché già in occasione della conferenza stampa che abbiamo fatto all'Accademia delle Belle Arti, diverse persone, numerose, decine e decine e decine, hanno lasciato i propri nominativi per essere ricontattati per dei ruoli come figurazione semplice e speciale. Quindi già abbiamo avuto un buon riscontro da questa prima iniziativa e stiamo già lavorando insomma a quello che poi sarà il cast artistico di protagonisti e coprotagonisti a cui verrà affidato l'onere di interpretare Ivan e di interpretare gli altri personaggi che troveremo all'interno del film. Perfetto. Carrabs, in conclusione, quali le sue aspettative per questo progetto? Una considerazione personale. Ma l'aspettativa è che questo diventi uno strumento di valorizzazione della nostra regione non solo in Italia ma anche all'estero, perché è un prodotto che può essere veicolato anche sui mercati stranieri, proprio perché porta con sé la vita di un musicista molto bravo e molto conosciuto, porta insieme alla valorizzazione di un territorio che chiaramente sono le Marche e che dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, non abbiamo espresso finora tutte le potenzialità nella valorizzazione dei giacimenti naturali che le Marche hanno. Secondo me siamo all'inizio, ne vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni delle belle, cioè stiamo cambiando il modello economico, cioè il modello di sviluppo di questa regione sta passando sempre di più da una regione manifatturiera che chiaramente mantiene ancora il suo core business lì, che però va verso una regione che volta al turismo, volta chiaramente alle produzioni locali e alla valorizzazione di questi grandi giacimenti. Poi bandi come questi, e voglio ringraziare la Fondazione Marche Cultura per il lavoro che ha fatto, perché pensare a un bando che può attrarre, e lo dico da addetto ai lavori, perché SVIM chiaramente si occupa di questo, della gestione dei fondi indiretti dell'Unione Europea e dei bandi ai quali partecipa per la progettazione europea. Fare un bando dove si intercettano, come queste esperienze, imprenditori che arrivano fuori regione, che però arrivano nelle Marche ma devono utilizzare maestranze locali, quindi devono muovere l'economia del posto e quindi valorizzare tutta una filiera che è quella del cinema e quindi valorizza anche tantissimo attori, produttori e tecnici che lavorano nel cinema ma che vivono nelle Marche. Quindi questo non è da poco e siccome la Fondazione ha contribuito non solo a scrivere il bando ma a fare anche le valutazioni dei vari progetti che sono arrivati, questo secondo me è fondamentale perché si parte proprio da quello, dalla possibilità che la pubblica amministrazione, in questo caso la Regione, in questo caso la Fondazione, dà a grandi imprenditori di intercettare risorse e poi di svilupparle qui sul territorio.
Perfetto, allora aspettiamo il prodotto finito, il film, ne parleremo magari in un'altra puntata. Io ringrazio i miei ospiti, Gianluca Carraps, amministratore unico di Svim, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. E poi Francesca Petrini, neopresidente della Fondazione Marche Cultura, grazie mille di aver accettato l'invito. E Francesco De Santis, produttore delegato del film Cavalieri nel Vento. Grazie. Grazie. E io vi do appuntamento alla prossima puntata di Sviluppo Marche. Arrivederci.